quattro angoli della città, quattro angoli di tradizione e innovazione che offrivano specialità enogastronomiche e prodotti tipici del territorio accompagnati da gruppi musicali e attori teatrali per celebrare costumi e gusti fanesi. Serate in grado di riunire la magia, il mare, gli anni 50 e il Medioevo. È la festa dei quattro cantoni, o meglio era, perché per quest'estate la tradizione si interrompe. Dopo 50 anni, infatti, questo storico evento fanese non verrà organizzato. Per quanto mi riguarda e quanto sembra, è una questione prima di tutto economica, perché il Comune ha detto chiaramente che quest'anno, facendo poi la Fano dei Cesari, tutti i soldi che si potevano investire li hanno messi forse più nella Fano dei Cesari. Mi dispiace perché il Quattro Cantoni è una festa proprio prettamente cittadina, fanese, che ha sempre avuto un risvolto popolare, ma molto bello e significativo, perché i quattro cantoni che rappresentavano i quattro angoli della città dove venivano cucinate le cose. È anche vero che negli ultimi anni si era ridotto proprio malissimo, perché nessuno voleva prendersi più queste responsabilità. Io ho cercato di risollevarla, in effetti per 2 anni ha avuto un grosso successo perché la cosa era piaciuta. Dunque non è vero che sono gli esercenti a non volerla? Assolutamente no, guarda, ve lo posso dire sinceramente, tutto il centro storico, i commercianti, tutte le vie erano tutti favorevolissimi. A quanto mi risulta non siamo stati capaci di trovare quattro stendisti, quattro ristoratori, quattro cantonieri che si prendessero la bega di realizzare il cantone. Soprattutto dal punto di vista gastronomico, loro dicono che non ci sono più proventi, le spese sono tanti, i camerieri, solo pubblico. Oltre alle risorse del Comune che sono state investite in altro. Esatto, che se il Comune forse avesse partecipato di più dando un incremento monetario più forte, sicuramente questa cosa avrebbe preso la piega che doveva prendere. Ma si spera per il prossimo anno a questo punto? Io ci spero e combatto e sono a favore di questa cosa. Ho sentito anche tutti gli altri, gli dispiace molto perché poi è una serata, era una bellissima serata.